Bella a tutti e bentornati in questo nuovo video di Cugini Campagna. Oggi siamo qui per commentare Empoli-Milan, che si è giocata ieri per la sesta giornata di campionato, è finita 1-1. Il terzo pareggio consecutivo del Milan. Partita classica, solita, diciamo il terzo pareggio che avviene più o meno allo stesso modo. Io veramente sono abbastanza disgustato, non ce la faccio più. Perché sempre le stesse cose, abbiamo detto, perché sempre le stesse cazzo di cose. Sono un po' incazzato, sì. Diciamo che un po' l'ho smaltita, ma ancora mi rimane. Cioè, è difficile smaltirla alla fine, mi rimane ancora qua. Questa partita, ma anche la precedente ancora. Perché sono tutte uguali, perché non si riesce a trovare un rimedio, una cosa scontata, semplice. Non chiudiamo mai le cazzo di partite. Non le chiudiamo una partita che andiamo su 1-0, 2-0. Mai 2-0. Andiamo sull'1-0, iniziamo benissimo. Partiamo a scimmie, bravissimi, fortissimi. Poi a un certo punto, boom, blackout. Niente, non si gioca più. La squadra avversaria fa due tiri e la mette dentro. Noi magari continuiamo a fare quei tiri. Poi i tiri avversari ci fanno i miracoli. Adesso tra poco ci arriviamo. Ma come cazzo, non chiudiamo mai le partite. Cioè, se i giocatori vanno in bagno, non chiudono manco la porta del bagno. Ma come cazzo fa? Se il giocatore del Milan va in bagno. Vabbè, ho detto una cagata. Però vabbè, non è possibile. Anche ieri partiamo benissimo, gol di Bigre. Poi a un certo punto 5 minuti di blackout per la difesa che ovviamente sbanda, perché la difesa quest'anno sta facendo schifo. Sta facendo cacare, sta facendo. Siamo la difesa peggiore della Serie A praticamente. Cioè siamo l'unica squadra che ancora non ha fatto una porta inviolata, un clean sheet, come cazzo volete chiamare. L'unica, il Milan. Gattuso l'anno scorso non pigliavamo col manco se ci sparavano nelle mutande pallose. Mo quest'anno poi il ragazzo gli dice: no, abbiamo sempre. Nella mia squadra subisco sempre gol. Col culo, abbiamo preso 8 gol in 5 partite. Mai una porta inviolata. Sempre questa difesa che va a Fagiani di merda. Romagnoli che sta facendo pure schifo quest'anno. Calabria che sta facendo schifo pure. Romagnoli, mamma mia, che errore. Che cazzata che ho fatto ieri. Mi ha zappato la terra. E poi rigore per il mio, per l'Empoli, sacrosanto. Cioè, non posso dire niente. Però come cacchio difesa di merda. Non possiamo passare una partita tranquilla. Una che vinciamo, andiamo solo 1-0 al decimo minuto come ieri. Magari al 35esimo, per dirti così a capocchio, facciamo il 2-0, secondo tempo tranquilli, magari ci scappa anche il 3-0. No, mai. Vabbè, poi c'è quel coglione in Terracciano. Chi cazzo? Non lo conosce la madre. Se lo chiede alla madre chi è Terracciano, dice: non me lo ricordo, boh. Ma come cazzo di Terracciano? Ha preso 8 in pagella, ha fatto 18, 25.000 miracoli. Su che sì, su. Bonaventura, su sua madre, su sua zia, sul suo cane, sul suo parrucchiere, sulla zitella che abita vicino a lui, parava tutto. Cioè, se passava, non lo so, un branco di mosche, parava pure quelle, buttava tutto fuori. Non lo so, gli sparava una mitraglietta, parava i coin, proiettili. Cioè, devo dire, ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo fatto 200 tiri, ma. Non ci abbiamo provato mai con quella cazzo di convinzione di andare a chiudere le partite. Io non lo capisco perché. Non capisco perché Gattuso gliela puoi imprimere un minimo di mentalità. Di mentalità, un cazzo di mentalità gliela imprime a questi minchia di giocatori. Ok, che non è una cosa che ti trasmette più di tanto. Però un minimo di cattiveria è giusto. Non dico tanto per chiudere la partita, per andare sul 2-0. Perché le qualità le abbiamo. Giochiamo sempre bene. Mi sono rotto le palle di giocare bene. Voglio giocare male e vincere al 92. 98esimo come l'Inter. Non possiamo giocare sempre bene e poi pigliarci direttamente nel buco del culo ogni volta. E che cazzo, no? Allora, Gattuso, io ti voglio dire due cose. Io non voglio che tu venga esonerato come molti stanno spiegando. Perché io mi fido di te, ti voglio bene. E credo che tu abbia ancora le redini nella squadra, ci sia ancora un'unità di intenti, bene o male. E credo che ancora la squadra ti segua, quindi è inutile esonerarti. Soprattutto perché poi con un nuovo allenatore, che sia Conte o qualunque altro, ci metterebbe troppo tempo a ingranare, diciamo. E poi stiamo cambiando troppi allenatori negli ultimi anni, cerchiamo un po' di stabilità. Però Gattuso, pure tu, cioè ti voglio bene quello che vuoi. Ma i cambi, li vuoi fare i cazzo di cambi prima? Perché Cutro è inutile che me lo metti al 150esimo. Perché
cosa può fare? Quando siamo su 1-0, mettilo Cutrone che ti butta il 2-0 al posto di quell'aborto di Fabio Borini, il cazzo. Tutto il bene, puoi fare tutti i ruoli, ma fai cagare tutti i ruoli. Chiaro, pure io posso fare tutti i ruoli. Ma che vuol dire? Se uno fa schifo in tutti i ruoli, può dire che può fare tutti i ruoli. Non vuol dire niente. Quindi, a tu, i cambi, meglio. Un po' di mentalità alla squadra. Per il resto non posso dirti niente, perché stai continuando a farci giocare bene. Però, secondo me è qualcosa nella testa dei giocatori che frulla, qualcosa di strano, che non lo so, magari si sentono, non si sentono all'altezza per riportare il Milan in Champions, quindi sono limitati mentalmente e tecnicamente, magari. Però non penso, perché io di questa squadra ho tanta fiducia, secondo me è una squadra veramente forte, ma non capisco perché non riusciamo a ingranare. Speriamo che alla prossima magari miglioriamo la difesa con Calda, anche se, ma vedo dove, sarà un altro pareggio, giocatevi l'X del Milan, fisso. 2-2 prima, 1-1, mo. Ma la prossima sarà 0-0 probabilmente. No, 0-0 è impossibile perché il Milan non prende, cioè prende sempre un gol, magari la perdiamo la prossima. E vai. Abbiamo 6 punti in 5 partite. Altro che a Champions League e Champions League. Se ci salviamo, accendo un giro alla Madonna. No, non è vero, mo. Non esageriamo, però cazzo. Sono veramente deluso da sta squadra. Aspettavo molto di più. Anche perché sabato e domenica arriva il Sassuolo, c'è Boateng, gol dell'ex, non penso neanche sia quotato, quindi giocatevelo quello che volete. Però comunque, vabbè. Per oggi è tutto, Gattu, io ti voglio bene, non voglio che tu sia tornato, però cerca di migliorare questi piccoli aspetti, perché abbiamo bisogno di rinascere. Questo Milan sono anni che attende la sua rinascita, ma non rinasce mai, non ritorniamo mai ai fasti di un tempo, ma non dico ai fasti di un tempo, ritorniamo livello un po' più alto, mentalità cazzo. Vabbè, scusate il piccolo sfogo. Comunque, per oggi è tutto. Lecca il video, iscriviti al canale, seguiti su Instagram. Bella regola.